compagnia di Renato Altissimo, che insomma conoscono tutti, liberale sicuramente di lunga data, anche lui chiediamo il motivo di questa sua presenza e se questo potrebbe essere un modo, l'abbiamo già chiesto anche ad altri qui manifestanti, tra virgolette, potrebbe essere un modo, un inizio per un percorso di convergenza delle forze, di riunificazione delle forze liberali. Allora, partiamo da questa ultima affermazione perché mi pare che sia la più significativa e la più auspicabile. Io credo che se vuole il caso Rai, il caso canone Rai, è la testimonianza reale che c'è bisogno di liberali in questo paese. È una cosa che non ha più nessun senso, una cosa ingiusta nei confronti di quelli che devono pagare il canone rispetto ad un servizio che non ha nessuna ragione di essere se non ai tempi della nascita storica della radio e della televisione. Tutto questo non c'è più, è una cosa anacronistica, è un atto di intolleranza nei confronti delle libertà dei cittadini. Ecco, allora, questo è il terreno su cui, se vuole, la cosa anche più facile da comunicare, in cui si possono ritrovare amicizie, solidarietà e le volontà di rendere questo paese, incominciando anche da piccole cose come queste, un po' più liberale di quello che è. Non mi illudo di farlo diventare un paese liberale, ma un po' più liberale almeno. Questa è una battaglia che vale la pena di essere vissuta. Grazie molte. Grazie a lei.